caro saluto a voi che ci seguite dai nostri canali YouTube. In compagnia di uno dei maggiori esperti di sociologia della religione, il professor Diotta Levi, che ringrazio a nome della facoltà per la sua disponibilità, cerchiamo, professore, adesso di descrivere la relazione tra uomo contemporaneo e Chiesa, se vogliamo, tra Chiesa e società, in modo particolare in Italia. In passato, per descrivere la religiosità della maggior parte degli italiani, si usava la classica formula Cristo sì, Chiesa no. Oggi forse le cose sono cambiate. Le chiedo, la difficoltà maggiore riguarda il credere la Chiesa, così come diciamo nella professione di fede durante la messa, o si tratta di una crisi di fede più in generale, una crisi di fede in Dio? Allora, diciamo così, cristianesimo e religione nel nostro paese hanno sostanzialmente divorziato. Per cui misurare il momento difficile del cristianesimo, per ora rimaniamo in generale dentro questa categoria, con le misure della crisi della religione è sbagliato, perché quello che noi stiamo vivendo è in realtà un momento di boom religioso. Non ci perdiamo nella definizione di religione, potremmo farlo, ma probabilmente lo strumento e il momento non lo richiedono. Noi abbiamo un enorme sviluppo di beni e servizi religiosi offerti e consumati. Alcuni di questi utilizzano ancora materiale che viene dalla tradizione cristiana, altri non più. Però il volume dell'offerta religiosa e il volume del consumo religioso sono in crescita. Non ci facciamo confondere dalla presenza in questo mercato religioso di elementi che provengono dal patrimonio cristiano. In questo ci può aiutare un esempio. Se uno pensa all'architettura cristiana fino a tutto l'alto Medioevo, era caratteristica di questa architettura la riutilizzazione dei materiali che proveniva da templi, da templi o da abitazioni private cristiane. Ma noi non classificheremo mai la cattedrale di Narni, San Giovenale, fatta con colonne che provengono da templi pagani, con una cattedrale pagana. Allora, l'utilizzazione anche da parte di sette movimenti o gruppi di materiale cristiano non configura in nessun modo qualcosa che noi già sociologicamente, a maggior ragione teologicamente, possiamo riconoscere come cristianesimo. Quindi stiamo in un tempo nel quale c'è una grande salute della religione nella forma non di un monopolio religioso ma di un mercato religioso estremamente liberalizzato, in cui tanti fanno offerte, tanti fanno domanda. Il cristianesimo sta in una posizione certamente non egemone, probabilmente marginale, all'interno del grande mercato religioso, in particolare perché subisce pesanti saccheggi del suo arsenale, in parte perché il Vangelo e la Chiesa sono esperienze non solo religiose, ma anche religiose, particolarmente esigenti, che oggi non vanno per la maggiore. Questo è il quadro. Quindi Cristo sì, Chiesa no, poteva funzionare ancora negli anni 50, 60, 70, ma oggi non ci dice il problema. Il problema è che non viviamo più in un contesto sociale la cui cultura è impregnata di cristianesimo. Attenzione, inutile essere nostalgici, questo dava dei vantaggi. 25 dicembre è Natale.
la domenica non si lavora. Questo dà dei vantaggi, ma dà anche dei costi, perché non capisci se è festa perché non si lavora o perché è il giorno del Signore. Potremmo andare avanti per anni a discutere se i costi sono più dei vantaggi. La sostanza è che questa situazione è finita. Non è neanche un fatto strano, noi abbiamo tantissime esperienze cristiane che si sono sviluppate in contesti in cui il cristianesimo non era maggioritario. Oggi noi siamo in questa situazione complicata da due fattori di cui poi parleremo. Il primo è che a volte sopravvalutiamo, per indorarci la pillola, il valore di fede, di materiale cristiano utilizzato ad altri scopi. Secondo, e qui entriamo nelle cose spiacevoli da dirsi, a partire dal pontificato wodiliano, ma Ratzinger e Bergoglio in questo non hanno differito molto, noi abbiamo creduto di poter inseguire, quindi offrire a un differenziarsi della domanda religiosa, un differenziarsi dentro la Chiesa dell'offerta religiosa. Questa cosa non solo, come evidente, non ha funzionato, non solo ha prodotto enormi problemi, noi a cosa stiamo assistendo? A, per esempio, tutti gli abusi perpetrati dentro la Chiesa da movimenti progressisti o tradizionalisti, non cambia nulla, i quali hanno come caratteristica la coincidenza di carisma al ministero. Per chi non ha dado gli esami di diritto canonico e di ecclesiologia, ma chi sa un minimo, sa che uno dei meccanismi di checks and balances che il Padre Eterno ha inventato è che se c'è l'autorità non c'è il carisma, se c'è il carisma non c'è l'autorità, perché l'autorità tutela la coscienza rispetto al carisma, che essendo affascinante inevitabilmente può debordare. Come spiega von Balthasar alla fine della cosiddetta seconda chiusa del quarto Vangelo, il capitolo 21 è la testimonianza del fatto che prendi una persona non particolarmente dotata e la fai papa, prendi quello sicuramente più dotato e lo lasci soldato semplice. E il meccanismo funziona perché questi due si limitano. Avendo voluto eccepire contro il dettato del Vaticano II rispetto a questa regola, ci troviamo una Chiesa frammentata, una Chiesa con seri problemi e una Chiesa che si è spalancata alla concorrenza perché ha creduto di poterla inseguire. Abbiamo parlato di divorzio, quindi di divorzio tra cristianesimo e religione, ma in qualche modo anche tra Chiesa e società. In passato Chiesa e società coincidevano. Al centro di ogni paese spiccava il campanile, facilmente individuabile. Oggi non è più così. A grandi tratti, come possiamo descrivere la società moderna, soprattutto quei tratti che riguardano la religiosità? Questa domanda è una domanda straordinariamente delicata. Parto da lontano. Noi oggi vediamo nella Chiesa, ma quando dico oggi, dico proprio oggi, dico la recente assemblea della CEI, penso a tanti discorsi di Papa Francesco, in cui riemerge il mito cristianamente sviluppato del buon selvaggio. Ah, ma i popoli dell'Amazzonia, ah, ma i popoli del terzo mondo, ah, ma siamo noi che... Ora, la cosa, dal punto di vista storico, culturale, sociologico, ha una punta di comicità perché la società moderna è probabilmente il caso occidentale, il caso che noi meglio conosciamo, di società sulla quale, non da solo, ma il cristianesimo ha lasciato un'impronta. È molto bello dire questo nel giorno in cui ricordiamo i 150 anni alla morte di Manzoni. Venendo qui in macchina con il padre Rana parlavamo di Newman. La strada che porta al Vaticano II, Newman, Rosmini, Manzoni,
la prima edizione dell'Action di Blondel, i due grandi lettori di Blondel, De Lubac, Sturzo, De Gasperi, Montini, e dovremo tornare a parlare di modernismo, sono il filo che comprende che la modernità è una condizione straordinariamente consona all'esperienza cristiana. Questo lo dice in modo autorevolissimo, per esempio, Ratzinger, in due interventi, uno a Londra, a Westminster Hall, l'altro di fronte al Parlamento tedesco, che andrebbero rimeditati. Perché la società moderna è una società con un tratto cristiano? Proprio il tratto più ostico a quel cristianesimo culturalizzato di cui parlavamo prima. Perché la caratteristica, adesso lo diciamo prima in termini tecnici, sociologici, poi lo spieghiamo, la caratteristica della modernità è il primato della differenziazione per funzioni della società. Noi abbiamo conosciuto società segmentate come una tribù, un'altra tribù, un'altra tribù, di forma uguale. Abbiamo avuto società stratificate, società centro-periferia. La società moderna è una società, siamo in una facoltà teologica, che strutturalmente sbugiarda il principe di questo mondo. L'economia funziona secondo regole economiche, la politica secondo regole politiche, l'educazione secondo regole educative, la famiglia secondo altre regole, la religione secondo altre regole. Buono o sbagliato che siano, dipende dalla storia. Qual è il punto? È che non c'è più un mondo, perché una cosa conveniente può essere illecita, una cosa lecita, come un aborto, può essere moralmente inaccettabile. Questa situazione complessa, usiamo termini manzoniani, spaventa Don Abbondio, ma fa risaltare la fede di Cristoforo, di Lucia o del Cardinal Borromeo. Quindi è una condizione sociale che esalta la libertà. San Paolo ci ha insegnato che è più facile averci un animo da schiavi che un animo da liberi. Noi non abbiamo più un mondo, ma non avere un mondo significa che siamo costretti a non prendere sul serio nessun potere mondano. Cioè lo dobbiamo analizzare dal punto di vista strumentale. Funzioni? Funzioni. Pensate al cancelliere di Efeso negli Atti degli Apostoli. Sicuramente non è un credente, non è né un ebreo né un cristiano. Applica il diritto romano e dice: ragazzi, è inutile che pensate di perseguitare Paolo perché vi manda in default il mercato degli argentieri di Efeso. Andatevene a casa e se continuate a fare confusione vi mando i centurioni. Quella è la libertà religiosa, che, come dice Ratzinger al Parlamento tedesco, ha due basi: il diritto romano non codificato e il cristianesimo. Questa mescolanza è una mescolanza esplosiva, perché ci costringe a essere liberi. E se noi pensiamo alle prime parole messe sulla bocca a Gesù nel quarto Vangelo, che si gira verso quelli che gli aveva mandato Giovanni Battista e fa: ma che cercate? Ecco, magari come te spesso ci dice, la coscienza può volgersi a bene solo nella libertà. Una società che ti costringe ad essere libero è una società, e questo lo spiega magnificamente Paolo VI nell'ultima allocuzione del Vaticano II l'8 dicembre del 65, è quella roba lì. In questa società noi stiamo bene, lottando, ma l'agonismo è la condizione alla quale siamo consegnati nel secolo fino all'ultimo giorno della nostra vita. Non ci piace, comprensibilissimo, andare a sognare un mondo nel quale la gente stava, usiamo un'espressione manzoniana, contenta di sé, scambiando le convenzioni per volontà di Dio. Preferiamo vivere nelle tanto amate da Bergoglio favelas di Villas, anzi in quel caso di Buenos Aires, andiamoci, ma lì l'umanità è, infatti, certo non è annichilita, ma l'umanità non è esaltata.
a Manhattan, devi per forza essere libero, perché c'è un'università che ti dice una cosa, una chiesa che ti dice un'altra, il mercato finanziario che ti dice un altro. È difficile? Certo è difficile. Ma perché Paolo, invece di andare nel deserto del Negev, va a Atene, va a Corinto, va a Roma? Questa è la sfida di fronte alla quale siamo. Quindi la Chiesa, soprattutto le Chiese o le comunità ecclesiali, la Chiesa cattolica, europeo-continentali, si trovano all'indomani di 500 anni nelle quali hanno funzionato come ufficio dello Stato. Mi faceva vedere padre Rana il vertice di Cagliari, il viceré, il prefetto, la cattedrale. Questa è una struttura sociale che non ha nulla a che vedere col Medioevo cristiano, in cui su una piazza c'hai la loggia dei mercanti, il comune, la cattedrale, la civitas, cioè il luogo in cui tanti poteri confliggono, confliggendosi limitano e generano la civitas, che è l'opposto della polis. Quando noi parliamo della sussidiarietà orizzontale, parliamo di questa roba qui, che abbiamo costruito noi. Quindi, una chiesa che è stata sub potere statale, oggi è una chiesa che ha difficoltà. E questa cosa noi lo vediamo benissimo nella storia del pontificato del Novecento, che sta succedendo, che è successo nel Novecento con l'Unità d'Italia, che una porzione piccolissima di chiesa moderna, lombardo-veneta, da Pio XI a Paolo VI, scusate la battuta, ha portato Rosmini e Manzoni dentro il magistero della Chiesa. Questo è il Vaticano II, è inutile che ci racconti a De Lubacca, abbiamo fatto prima l'albero genealogico. Oggi il cattolicesimo romano, inteso come Roma, Traglia, Tardini, Ottaviani, Confalonieri, si sta fisica, quasi geneticamente, riprendendo il soglio di Pietro. Quel pauperismo si incontra molto bene con la formazione peronista di Bergoglio. Attenzione, non è un merito di Paolo VI essere nato a Brescia da una famiglia liberale, e non è una colpa di Bergoglio essere nato a Buenos Aires in quel contesto culturale. Sta di fatto però che noi rischiamo di perdere il bandolo della modernità. E chiudo su questo punto. Il grande dramma che tutto il cristianesimo, adesso lo diciamo in termini cattolici, vive nel Novecento, è il dramma del modernismo. Cioè, mi devo adeguare alla modernità o devo resisterle? Quella piccolissima filiera di nomi, che però diventa consistente se noi pensiamo all'Azione Cattolica e pensiamo al movimento liturgico, che sono stati muscoli di quella storia lì, Bardini, La Fuce, eccetera, eccetera, aveva trovato una via, stare dentro lottando. Allora, il cuore del modernismo, la Pascendi ce lo insegna, è un cuore in cui si perde il bandolo. Ma non è un caso che tutti i grandi periti del Vaticano II, abbiamo citato De Lubacca, potevamo citare von Balthasar, gli è costato il Vaticano II perché aveva certe posizioni sospette, sono stati sospettati di quella posizione. Ma quella posizione ha portato la Chiesa, il cattolicesimo, a intuire, come quando tu fai il Giro d'Italia, che ok, sei arrivato ai piedi del Pordoi, c'è una bella salita, ma solo se passi quella salita vinci. In un fondamentale discorso del dicembre del 2005, Ratzinger, quando era in piedi la polemica, il rinnovamento nella continuità, nella discontinuità, da ironico bavarese, ironia che normalmente non viene colta, fa un esempio. Ci volete che vi faccia un esempio di che cosa sia rinnovamento nella continuità? Cioè, faccelo, erano gli auguri di Natale, immaginatevi a quelli della Curia Romana che si era andato per traverso. La dignità di Sumane. La dignità di Sumane è uno dei documenti più ignorati del Vaticano II, è il documento che afferma
il dovere nostro di cattolici e di chiesa di lottare per la libertà religiosa, perché la forza fisica non è congrua al Vangelo come strumento. Ora, l'ironia della faccenda sta nel fatto che 20 anni prima, e 20 anni non sono niente, Montini e De Gasperi, il padre Sale lo ha studiato, ebbero il coraggio di opporsi alla richiesta che veniva da Pio XII di inserire nella Costituzione italiana non la libertà religiosa ma lo Stato confessionale. Nella nostra Costituzione, come nel Vaticano II, non c'è il confessionalismo, non c'è la laicità, c'è la libertà religiosa. Questa storia ci ha portato a intuire qual è la strada da prendere nel confronto della società oggi. È una strada dolorosa, ma quando mai la strada del cristianesimo è stata rosa e fiori? Noi sogniamo di ritornare a prima, questo è il dramma. La Unione Europea, concepita da tre cattolici, è il Adenauer, Schumann, De Gasperi, è il superamento del principio dello Stato e della Chiesa confessionale e della laicità nella sua culla, cioè nell'Europa continentale. Se giochi questa partita, non si sa se vinci o se perdi, ma è la partita giusta. Se sogni di ritornare indietro al pauperismo della Chiesa romana, che bello che esistono i poveri, così una Chiesa fortemente clericale mostra la propria munificenza, che chi viene dopo rifarà. Torniamo dopo su quale strada prendere. Il contesto che è stato descritto sembra mettere alla prova la religiosità degli italiani. Il suo collega Franco Garelli di Torino ha intitolato un libro che descrive la religiosità degli italiani "Gente di poca fede". Davvero gli italiani non credono più? Allora, uno dei motivi di scientifico dissenso nei confronti di Garelli è che io credo che un sociologo non debba mai usare l'espressione fede, perché, ma non perché la fede, cioè un filosofo sì, ma il sociologo si occupa di cose nelle quali la fede non si vede. Tu puoi vedere la religione. Allora, quello che io posso dire è che oggi gli italiani credono troppo, non troppo poco. Pensate ai Novax, pensate alle stupidaggini che girano su Putin, questo è, senza arrivare ai terrapiattisti o alle scemenze che sentiamo in giro, questo è un tempo di creduloni. L'effetto della crisi del cristianesimo non è il difetto del credere, ma è il dilagare del credere. Voi pensate che negli Stati Uniti i sociologi hanno difficoltà nei loro sondaggi a utilizzare il termine cristiano, perché ormai nel linguaggio ordinario cristiano è divenuto sinonimo di sostenitore di Trump. Allora, il credulonismo dilaga. Il cristianesimo, di cui la Chiesa è la manifestazione, cioè, almeno in parte visibile, è un difficilissimo dispositivo fatto per filtrare la religione. Non ciò che entra e poi finisce nella fogna, eccetera, eccetera. Potremmo... Questo meccanismo di filtraggio è in crisi. Io non so come faccia Garelli a dire che oggi gli italiani hanno poca fede, o come si potrebbe fare a dire che ce l'hanno tanto. Certamente il consumo religioso è alle stelle, e il meccanismo di il depuratore della religione, che è il cristianesimo, è in panne. Perché per primo il cristianesimo... visitate i nostri santuari, visitate, insomma, gli esempi, sarebbe persino ingenerosi farle. Oggi non abbiamo problemi di difetto di religione, abbiamo problemi di difetto di evangelizzazione della religione, perché ci siamo illusi da Wojtyła in poi che vabbè, anche se vince la religione, poi dopo la mettiamo a posto, non la mette a posto. Io, venendo sempre col padre Rana, parlavamo della generazione delle giornate mondiali della gioventù, questi di cristianesimo non sanno nulla, ammesso
che non avessero dei cammini. Allora, se avevano dei cammini, la giornata mondiale è una cosa simpatica. A noi ci facevano spaccare la testa andando da Carlo Carretto o studiando i documenti del Concilio. Poi non farlo, ma poi che resta? Quando arrivano le prove della vita. Quindi si tratta di intendersi su cosa si intende per fede. Oggi forse si afferma un modo nuovo, diverso, di vivere la fede, certamente non più legato a un'immagine precostituita, a un'immagine classica. Pensiamo all'andare in chiesa, frequentare una comunità, pregare, però sempre di fede si tratta. Allora, se noi vogliamo salvare un concetto di fede che abbia qualche relazione con quello che noi come credenti sappiamo, cioè essere una virtù teologale, quando ci portiamo sul piano empirico, esattamente come faceva Agostino, che credo se ne intendesse, non ci resta che dire che noi del cristianesimo o della Chiesa conosciamo il centro e non conosciamo i bordi. Certamente il centro è l'Eucaristia, ma come ci dice Agostino, guarda che dopo ti accorgerai che pensavi che stessero fuori persone che stanno dentro, pensavi che stavano dentro persone che invece ti ritrovi fuori. Quindi come misuriamo la fede? Io non ho trovato nessun sociologo che sia stato in grado di, come diciamo noi, operazionalizzare il concetto. Certo c'è la preghiera, c'è l'andare a messa, ci sono le devozioni, ma questi non sono fenomeni tipicamente cristiani. Questi sono fenomeni che ci sono sempre stati, che oggi abbondano. Certo, non vengono a fare la spesa da noi, vanno a fare la spesa in altri negozi. Ma allora il punto è: cosa succede alla religione quando impatta il Vangelo? Per esempio, noi sappiamo benissimo cosa succede alla politica quando impatta il cristianesimo. Viene la democrazia, perché tutti gli uomini sono uguali. Noi sappiamo, e perché le leggi sono meno importanti dei diritti. Cosa succede all'economia quando impatta il cristianesimo? Il mercato, nascono le banche, il denaro non è lo sterco del diavolo, ma è un potentissimo istituto spirituale, perché consente alla mia libertà di giocarsi più liberamente. Io produco mozzarella di bufala, domani vanno a male, se le vendo posso comprare il cappotto d'inverno. L'ironia dispregiativa sul denaro, oggi così alla moda all'interno di una chiesa che abbonda di ricchezze materiali, non si sa se è più comico o più grave. Io direi che è più grave, perché non ci aiuta a riconoscere quello che Hegel chiamava lo spirito oggettivo. Il capitolo 10 di Genesi, non la Torre di Babele, quello che viene prima, ci racconta la benedizione del Signore su Yahweh, benedetto gli sia, su le lingue, gli strumenti, le arti. Dovremmo parlare male del coso dei francescani, perché le banche le inventano i francescani per combattere l'usura. Mettiamoci d'accordo, vogliamo tornare agli usurai? Chiusa la parentesi. Allora, che succede alla religione quando impatta il cristianesimo? Succede quello che noi vediamo nei Vangeli, che ci sono dei riti che ti dicono che l'amore è importante quanto i riti. Che cos'è Giovanni 13? La lavanda dei piedi, il boccone a Giuda. Che cos'è il capitolo 25 di Matteo? È un distinguere dentro e fuori, dicendo che il fuori è importante come il dentro. Ma non sono la stessa cosa, non c'è il fuori. Cristo si chiesa no, serve il fuori e il dentro, però il dentro ti dice che il fuori è importante come il dentro. Questa è la religione che ha subito l'impatto del cristianesimo. A me pare che tutti quei fenomeni che normalmente si citano per dire c'è tanta fede, cioè c'è tanta religione, noi pensiamo dentro la Chiesa all'esperienza di tanti santuari, di tanti gruppi, di tanti movimenti. Se tu metti in discussione l'unicità e la pubblicità
della liturgia cristiana, il parroco, il vescovo e il suo carattere inclusivo. Torniamo a forme di riti che celebrano il gruppo, il canto, gli scritti. Dato che si svolgono in chiesa, dato che dei preti ci ritrovano soggettive motivazioni, le vogliamo considerare cristianesimo? È lo stesso problema dei capitelli corinzi delle case romane riutilizzate sopra le colonne delle nostre cattedrali. Veniamo a parlare più direttamente della Chiesa, dunque. Qual è l'immagine di Chiesa più diffusa in Italia? Soprattutto da quelli che possiamo considerare lontani oppure indifferenti, quelli che insomma non frequentano la messa, quelli che non sembrano tanto interessati alla proposta del Vangelo. Ci abbiamo quattro cose che emergono. La prima e quella maggioritaria è una roba del passato. Pensate quante sagre ci sono nei nostri paesi. Pensate il culto che è rinato della cucina tradizionale. Quindi dire che una cosa è del passato non significa disprezzarla, perché poi tu magari andiamo un po' a riassaggiare le sevadas come le faceva non mamma, nonna, oppure in Umbria, a Bevagna, la festa delle gaite medievali, tu li vedi sfilare, hanno il gel sui capelli, però quel giorno fanno. Questo è un passato che diverte ma non ispira. Cioè io non è che decido le mie scelte politiche, le mie scelte sessuali, le mie scelte economiche, le mie scelte professionali sulla base del fatto che faccio il figurante nella festa medievale di Stroncone. Semplicemente quello è un divertimento. Quanta gente va la domenica allo stadio e si trasforma? È un piccolo esempio di alienazione. Qui anche senza scomodare Marzio ci basterebbe Pirandello, no? Questo torna a casa, prende il cagnolino e ci fa la carriola. Quindi il grosso è questo. In qualche caso ci sono dei simboli, voi sapete quanti partiti politici, leader politici, ostentano simboli cristiani. Perché, come si dice, avendo creato il brand, cioè il marchio, poi qualcuno il brand lo utilizza, perché tu mica lo puoi depositare come depositi Bui, Toni o Fiat, per parlare di brand che forse non esistono più. Quindi restano dei lacerti che qualcuno utilizza. Terza possibilità, diceva Weber, celebrities, cioè personaggi capaci di appeal. Dai tempi di... come si chiamava l'ha detto stampa di Wittigua, il medico spagnolo? Navarro Valls. Dai tempi di Navarro Valls, la comunicazione vaticana ha fatto la scelta, tecnicamente parlando, di brandizzare il Papa. Voi pensate per quanti millenni, i cattolici non sapevano come era fatto il Papa. Ma manco sapevano come era fatto il vescovo, non meno che mai il Papa. Poi cominciano a girare le fotografie del Papa. C'era, sta in seminario la fotografia, ma dietro la cosa del vescovo. Di fronte alla secolarizzazione e di fronte alla ricetta dura che ci ha lasciato il Paolo VI e Montini, poi ha detto, ma senti un po', ma se noi usiamo qualcuna delle tecniche di comunicazione, vuoi vedere che otteniamo con gli stessi risultati con meno costi? E la risposta è stata no, ovviamente. Ma no perché, dice, tu lo sapevi perché non l'hai detto a nessuno, ma perché è la strada che ha utilizzato il protestantesimo americano a inizi Novecento. Ci ha provato a usare queste tecniche. L'effetto è che oggi come allora la metà degli americani sono protestanti, però ieri c'erano 5 sigle e oggi ce n'hanno 10.000, perché questo produce frammentazione. Cioè se tu tari il messaggio sulle nicchie sociali,
In una società che si modernizza, le nicchie aumentano, quindi c'hai l'offerta per i cattolici depressi, l'offerta per i cattolici che amano l'ambiente, l'offerta per i cattolici di sinistra, per i cattolici di destra, poi chiami chiesa questa holding di sette. Quando tu inquadri con la telecamera dietro il Papa Piazza del Vaticano, tu dici, vedi come varia la chiesa? No, quella non è varia, quella è giusta posizione di sette, ciascuna delle quali al proprio interno è assolutamente congenia. La chiesa è un'altra roba, un prete e persone diverse. Ecco la grandezza della parrocchia, che oggi è più attuale di ieri, perché proprio perché oggi noi abbiamo tutti multi appartenenze, quando vai lì nelle tue diversità, prete che non ti sei scelto, antipatico che ti ha mandato il vescovo e un vicino di banco che non ti sei scelto, questa è la chiesa. Non piace? Se mettiamo in discussione questo, torniamo alle reti culturali che ci avevano in Egitto, che ci avevano nel tardo giudaismo. La chiesa è un'altra, ci mettiamo insieme per fare qualcosa, è un caleo, cioè io ricevo una chiamata a stare con un diverso nella fede. Un ministero, tanti carismi. Se tu ti illudi di poter costruire delle comunità monocarismatiche, a quel punto la comunità celebra se stessa, non è interrogata dalla differenza di quell'altro che la pensa in un altro modo. Quarta figura, quelli che von Balthasar chiamava i mammalucchi, cioè coloro che prendono un pezzetto di business ecclesiastico, falliscono gli ospedali cattolici, falliscono le chiese cattoliche, la Caritas c'ha un sacco di soldi ma è difficile da gestire, io prendo un pezzetto e con la scusa che affermo la potenza mondana della chiesa lo faccio fruttare. Nell'ordine queste quattro figure sono quelle che occupano il campo visivo del grosso dell'opinione pubblica, che sono quelle che vanno al telegiornale. Poi certo, ringraziando Dio, sappiamo che c'è anche altro, però è oggi molto meno visibile di quest'altro. Può darsi persino che sia un bene. Non credo che vada perseguito come un obiettivo la invisibilità. Tu devi fare quello che devi fare, col Padre Eterno ci penserà lui. Però senti parlare Manzoni, dici che è noioso, senti parlare Spataro, Epicoco o Matteo, che bello, Armando Matteo, che bello. Ecco, questo è il quadro che abbiamo. Io sto con Manzoni, può darsi che siamo rimasti tre. La parrocchia, però, non rischia di essere un luogo anonimo, di non costituire più una comunità, un nucleo in cui si condivide la fede. L'epoca della parrocchia è attuale o si è conclusa definitivamente? Allora, se noi consideriamo la parrocchia o la diocesi o la chiesa, il coperchio religioso di una società cristiana, questa non esiste più, ovvio, ma non esistono neanche le cosiddette comunità, perché quando tu fai il tradizionalista e poi usi internet ti devi mettere d'accordo con te stesso, perché gli Amish, quelli sono tradizionalisti veri, ma si lavano con l'acqua fredda. Se tu fai il tradizionalista e usi internet, è chiaro che mi stai in giro. Se io intendo la Chiesa come il luogo in cui credenti che vivono nel secolo sono raccolti dall'Eucarestia, che non autoproducono ma ricevono dalla tradizione apostolica, quindi il vescovo e il prete come elemento incorporato nel vescovo, a noi ci insegnavano che nei testi del Vaticano II il termine presbitero non compare mai al singolare, non esiste il prete, sono i clerici vaganti, sarabaiti. Ma attenzione, un modo proprio di Francesco oggi rende possibile l'incardinazione dei preti in associazioni private senza vescovo. Io non lo so perché l'ha fatto, ma questa è una mina totale come quella di Capaci al primato della Chiesa locale. Perché tu cominci a gestire il ministero svincolandoti da qualsiasi relazione diacronica e sincronica. Allora, se la parrocchia è l'essere convocati dalla parola e dal sacramento, oggi l'effetto convocazione è molto più forte,
perché non è la parrocchia compatta del paesino che come va a votare va alla messa, va al mercato, ma sono quelli di quel paesino, ma se ne trovassi anche 49, 48, 47, eccetera, eccetera, fino a 5, poi non li trova perché può succedere, ma 5 sarebbero bastati. Quelli sono i giusti le cui preghiere allieveranno. Allora, è bello essere pochi? Assolutamente no, è molto più bello essere tanti, però oggi stiamo qui e non possiamo compromettere l'identità del cristianesimo per adottare formule che secondo i nostri criteri, che poi sono false ovviamente, funzionano di più. E la parrocchia è fatta da laici che e da un prete mandato dal vescovo, e laici che dentro la sacrestia ci stanno pochi, perché quello ci dice che sono laici veri, perché se fossero operatori pastorali, io mi ricordo quando nel 81 andai per la prima volta a studiare in Germania, andai a visitare Berlino, a Berlino i cattolici sono una minoranza, erano, lo sono tuttora, dei cattolici andavano a messa tipo il 7-8%, di quelli che andavano alla messa, tipo il 60-70% erano dipendenti della conferenza episcopale tedesca, perché il catechista, l'operatore della Caritas, lo stagnaro della parrocchia, eccetera, eccetera. Beh, quando noi oggi facciamo questa retorica sull'operatore pastorale, facciamo il secondo degli errori possibili. Primo è quello americano che abbiamo detto prima, il secondo è quello che ha avuto il suo successo per 300-400 anni, soprattutto nell'ultimo secolo, ma che in Germania o in Olanda o in Belgio è fallito negli anni 60. Quindi noi facciamo, adottiamo delle soluzioni pastorali che ci sa, oh, è una cosa nuova, magari funziona. Movimenti, operatori pastorali sono il fallimento del XX secolo. Noi ricominciamo quando noi abbiamo la storia del laicato impegnato, della madre o del padre che hanno poco tempo, hanno tre figli e fanno un'ora di catechismo, ma l'ora di catechismo fatto da uno che ha tre figli, che sta nel sindacato o che lavora a scuola, ma vale 10 volte 6 ore di catechismo di una persona che dalla mattina alla sera fissa la porta al prete. Ma cioè è un principio, oggi pomeriggio lo leggeremo nel punto 17 della storia dell'apostolicità, ma è anche intuitivo. Cosa insegni tu di diverso da lui se stai tutto il giorno con lui? Quindi la parrocchia e la diocesi, perché ricordiamoci, la parrocchia non è degli ore divino, quello che è degli ore divino è la diocesi. La parrocchia è un'ottima mediazione per far sperimentare una religiosità di forma ecclesiale a un popolo che è costituito da più di 20 persone, che se in una diocesi stanno 20 cattolici è chiaro che tu con la parrocchia non ci fai niente, ma quando sono un certo numero, la parrocchia, che poi la parrocchia possa essere articolata in gruppi, questo ce lo dice l'Evangelio iniziante al punto 58, ma i gruppi sono dei tirocini alla vita ecclesiale. Noi oggi sappiamo che i gruppi sono delle alternative alla vita ecclesiale. A proposito di tecniche di comunicazione, con molta abilità comunicativa, almeno credo, il professor Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, ha colto le suggestive immagini della cattedrale di Notre Dame che andava in fumo per intitolare un suo libro La Chiesa brucia. L'analisi che lui fa poi nel contenuto del libro certamente non è pessimistica, non è del tutto negativa, ma sfruttando questo titolo possiamo chiederci: la Chiesa sta andando in fumo? Tra poco avremo solo cenere? Allora, da sociologo io devo dirle non lo so, da credente devo dirle sicuramente no, perché vale il non prevalebunt. Ma da credente e da sociologo le dico con il massimo rispetto, io non sono nessuno, che Riccardi va annoverato tra gli incendiari, non tra i pompieri. Faccio due esempi. In quel libro, potremmo citare altro, lui critica le dimissioni di Ratzinger,
il Benedetto XVI, perché hanno esaltato il principio della coscienza che desacralizza, cito, la immagine del Papa, che invece Francesco secondo lui avrebbe ricostituito, citando la Menné, il quale diceva che i cattolici in fondo che credono più al Papa che al Padre Eterno. Secondo, lui propone una moltiplicazione delle comunità su base non territoriale, con una frammentazione della celebrazione dei sacramenti, perché generino un movimento di competizione che ha i suoi aspetti positivi. Secondo me questi sono la paura della coscienza e la definizione dell'offerta religiosa sulla base della domanda dentro la Chiesa sono due modi, se io ho capito che vuol dire Chiesa, perché può darsi che non ho capito, sono due modi di mettere in crisi quella caratteristica dell'impatto del cristianesimo sulla religione, quella bonifica della religione prodotta da nostro Signore Gesù Cristo e da 2000 anni del cristianesimo, che è la forma ecclesiale, cioè una forma che non ti esime dal combattimento, dall'agonia, dall'agonismo, ma ti fa stare dentro con la forza che ci vuole Frate Cristoforo, ma ci vuole anche una persona semplice come Lucia. Allora, la proposta che viene fatta è una proposta che fa ardere la Chiesa, non che la... Ammesso che noi non decidiamo di chiamare cristianesimo qualsiasi cosa sventola i nostri simboli, ma allora pure Salvini, ma allora pure Trump, ma allora pure Putin. E difatti, a proposito di Sant'Egidio, il professor Giovagnoli sulle pagine di Avvenire ha difeso la nomina a vescovo di Shanghai da parte del Partito Comunista Cinese, di un tizio di cui non ricordo il nome, perché penso in fondo alla fine che ci importa, anche se non hanno avvertito il Vaticano. Può darsi pure che è questo, cioè tutti quelli che consumano simboli cristiani sono Chiesa. Io ho capito in un altro modo, però adesso non so spiegarlo io. A proposito di pubblicazioni contemporanee, Il gregge smarrito è una pubblicazione che alcuni intellettuali ci propongono per analizzare le conseguenze che la recente pandemia ha avuto sul nostro vivere. In che modo la pandemia ha modificato la relazione tra cristiano e chiesa? Allora, qui tocchiamo questo fortunatamente è un punto sul quale possiamo dire qualcosa di preciso, perché è un punto tecnicamente sociologico. Facciamo l'esempio estremo, secondo me. Nella mia diocesi, Terni Ernia Amelia, noi abbiamo avuto dei preti che hanno mandato delle adorazioni eucaristiche in differita. YouTube, della parrocchia. Nella mia parrocchia ci sono delle signore apprezzabilissime che mi dicono: ah, che bello adesso con questa cosa che tutte le mattine c'è la messa del Papa, io non alle 6 che è presto, ma verso le 10, mentre stiro, tanto la mandano in re, la guardo. Bene? Allora, questi due, lasciamo perdere la prudenza alla quale ci invitava De Lubac a proposito della adorazione eucaristica, dice: attenti ragazzi a non perdere l'idea che l'eucaristia è un'azione, non è una cosa. Corpus mysticum è una liturgia, è l'azione di un popolo che ovviamente trasforma le cose, ma se tu le cose le pigli e le tiri fuori, se non ti ricordi che vengono da un'azione, torni al sacro, ricaschi indietro dal santo al sacro. Ma questo, diciamo, è troppo complicato. Noi abbiamo il compiersi del processo di trasformazione della liturgia in uno spettacolo. Lo spettacolo è quello del quale io fruisco quando decido io. Cioè abbiamo la completa deecclesializzazione della liturgia, il bastone del comando passa dall'offerta alla domanda. I sociologi lo chiamano democratization of religion, no? Questo capita in tanti settori della medicina. Noi teniamo a casa delle medicine e le prendiamo non quando ce le dice il medico, quando vogliamo noi, oppure nel frigorifero teniamo delle cose e mangiamo le zucchine a dicembre per dire cose.
Questo processo non è stato inventato dalla pandemia, questo processo viene da una certa scelta di utilizzazione della liturgia a partire da alcuni movimenti prima, ma soprattutto dal papato voitiliano, peraltro assolutamente simile a quello che si era verificato negli anni 50 con il movimento Altar Call o ancora prima negli Stati Uniti con la nascita dei mezzi di comunicazione di massa. Cioè, allora la pandemia che ha fatto? La pandemia ha accelerato. Come tutti i grandi stress sociali, le guerre, le alluvioni, noi per esempio studiamo queste cose in occasione dei due terremoti, quello dell'Irpinia e quello del Friuli, anni 70, anni 80, e tu vedevi benissimo che rispetto al resto del paese, quel paio d'anni di emergenza erano 20 anni. Allora, una cosa grossa come la pandemia è stata l'accelerazione dei processi in corso. Ma non è stata una cosa nuova. Persino l'alfabetizzazione informatica è cresciuta molto meno di quello che noi ci aspettavamo, pur essendo stati tutti un pochino più costretti a usare questi strumenti. Quindi la pandemia, se vogliamo dire, ha preso i processi in corso e li ha accelerati, ma non è che ha prodotto fenomeni nuovi. Quindi chi ha la mia età si ricorda la lunga introduzione che la signorina del TG1 faceva alle cerimonie liturgiche mandate per televisione, voluta da Paolo VI, il quale diceva: occhio, questo si fa come concessione per i malati. Non è che noi oggi abbiamo avuto, ma voi pensate, le messe con milioni di persone. Adesso, un qualsiasi liturgista ci potrebbe dire a quali eccezionalissime condizioni possiamo considerarle delle celebrazioni eucaristiche valide. Anche lì, una volta, due volte, tre volte, va benissimo. Ma se diventa il modello, allora, quando noi abbiamo avuto, non questa ordinazione episcopale, la precedente ordinazione episcopale in diocesi, non so se è capitato anche da voi, cioè c'è la cattedrale che ha la navata principale e le due navate laterali, ma la cattedrale Terni è piccola, sarà lunga 70 metri. Hanno messo gli schermi nelle navate laterali perché il principio è così vedono. Ma basterebbe sapere il greco per dire che televisione è visione da lontano. Quindi tu che fai? Focalizzando sulla sola visione, allontani il fedele dall'evento di cui è concelebrante. Ma si può pensare a un sabotaggio più grande? Ma nella prima prece eucaristica ci sta scritto circumstantes? Adesso, non vuoi, a parte che ormai non ci stanno più manco i numeri, per cui si potrebbe tornare a fare circumstantes, ma almeno non li cacciare fuori, no? Se tu metti gli schermi, che messaggio dai alle persone? Che l'importante è guardare la messa. Metti lo schermo. Ma noi quando eravamo piccoli andavamo alle processioni, mica vedevamo niente, bassi in questo modo, però c'avevi l'idea di un popolo che partecipava a qualcosa. Diverso, no? Il popolo, quello... Gente, che se tu dici, beh, ormai la vedo a casa. Scusa, tra vedermela lì e vedermela a casa... Sì, siamo arrivati a toccare un punto, credo, molto importante e attuale, la tecnologia digitale, che sta cambiando il modo di intendere la vita, la fede, l'idea di uomo stesso. Il virtuale trasforma le nostre relazioni personali. Allora, si può vivere una fede virtuale? Ci può essere una chiesa virtuale, una chiesa disincarnata, senza corpo, senza radici? Ma mi verrebbe da rispondere a parolacce, no! Ma se caro cardo salutis, porcaccia della miseria, se è il verbo è fatto carne, io che faccio? Il verbo fatto pixel? Per lungo tempo aveva parlato attraverso i profeti, le apparizioni, però alla fine è venuto. Quello che noi andrebbe tradotto, abbiamo palpeggiato, quello è il verbo della vita.
Allora, se noi oggi parliamo con 25 persone, come direbbe Manzoni, che ci seguono su YouTube, questo è solo grazie a questi mezzi. E il Vaticano II dedicò loro, quando ancora non erano così, un documento straordinario intitolato Inter Mirifica, cioè tra le cose più belle, così come la stampa, così come la scrittura, ritornando indietro al tempo, così le pitture. Cosa è stato il ciclo di Giotto a San Francesco per, per generazioni e generazioni di persone che magari sono tutti strumenti che aiutano, ma qui il problema non è l'aiuto e la sostituzione. Allora, uno degli elementi, quando io vado a fare le riunioni nelle parrocchie e chiedo sempre che si faccia una cena, cioè, ma no, tu non ci fai la conferenza, io faccio tutto quello che pare, però voglio la cena. La gente è contenta perché la gente non sta più insieme. Allora io penso che già questo fatto qui è un senza andarsi a ricordare che le cose fondamentali Gesù l'ha fatta a tavola, ma lasciamo perdere che è persino troppo facile, ma è un evento controcorrente straordinario. L'amicizia, l'essere compagni, il condividere il pane e il vino, io penso che hanno un potenziale di rottura straordinario. Ovviamente andare contro vento, ma chi ci ha garantito che sarebbero state rose e fiori?